Buonasera, ben ritrovati all'edizione serale di TG Cosmos. Andiamo alle notizie che hanno interessato oggi, mercoledì 8 giugno, e con la cronaca, come sempre, in primo piano. Gli uomini del Corpo Forestale dello Stato della stazione di Padula sono intervenuti su segnalazione pervenuta al numero di emergenza 1515 in località Fontanelle nel comune di Padula, lungo la strada statale 19, ove erano in corso lavori di scavo finalizzati all'installazione di un'antenna di telefonia mobile. Durante il blitz, i forestali hanno accertato che il fondo agricolo interessato dai lavori di scavo, per una superficie di 900 metri quadri era stato utilizzato per smaltire illecitamente circa 1.500 metri cubi di rifiuti provenienti dall'attività edilizia. L'attività di indagini si è conclusa con il sequestro penale dell'area, nonché con la denuncia alla Procura della Repubblica di Lagonegro del proprietario e del conduttore del fondo per violazione alla normativa ambientale ed edilizia. E rubano nel punto vendita di Piazza Italia Deboli, ma le telecamere riprendono tutto. Le immagini nel prossimo servizio. Entrano nel negozio Piazza Italia Deboli a fine giornata e rubano circa 300 euro, un anello Trilogy e carte di credito di una commessa. Erano circa le 20:30 di ieri quando il fatto è accaduto. Sono bastati pochi minuti ad una coppia di giovani per mettere a segno il colpo. Uno faceva il palo e l'altra frugava nella borsa della ragazza, rimasta la cassa per la chiusura. Approfittando dell'assenza degli altri commessi, i due giovani hanno portato via tutto quello che era nella sua borsetta. Ma le immagini di videosorveglianza hanno ripreso tutto e il titolare Pio Cancro di Teggiano ha provveduto a denunciare l'accaduto alla compagnia dei carabinieri di Eboli. I carabinieri della compagnia di Agropoli questa mattina a Napoli hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno nei confronti del pregiudicato Gennaro D'Angelo, 36enne di Napoli, responsabile di truffa e furto aggravato in danno di alcuni pensionati di Albanella e Capaccio. L'uomo, dopo aver studiato scrupolosamente le abitudini delle vittime, si presentava in maniera apparentemente occasionale presso le loro abitazioni, fingendosi un lontano parente o un amico di famiglia. Una volta acquisita la fiducia delle persone, riferiva loro di essere un orafo di passaggio in quel luogo e di aver poco prima effettuato, sempre ad una persona conosciuta dalle vittime, la pulizia di preziosi, lucidandoli mediante un prodotto miracoloso in suo possesso. Lo stesso si offriva quindi di eseguire una prova gratuita del prodotto e, dopo aver spruzzato la sostanza spray sui gioielli, li avvolgeva in un fazzoletto di carta, riponendoli in un bicchiere di plastica. Trascorso il tempo indicato, durante il quale il malfattore si era allontanato, gli sfortunati aprivano il fazzoletto e realizzavano di essere stati derubati dei propri preziosi. I colpi messi a segno dal malvivente sono in tutto 5, 4 a Capaccio Scalo ed 1 a Matinella. E ritorniamo nel Vallo di Diano adesso per parlare delle elezioni politiche. Paolo Imparato fa il bis e si riconferma sindaco di Padula e quanto deciso alle urne dei cittadini domenica scorsa, consegnando nuovamente Palazzo Città al sindaco uscente. Imparato ha ottenuto 1.887 voti, pari al 54,66% dei consensi, avendo la meglio sulla sfidante Caterina Di Bianco, che si è fermata a 1.565 voti, pari al 45,33%. Imparato ha ora 30 giorni per convocare il Consiglio Comunale e formare la sua giunta. Ai nostri microfoni il neo rieletto sindaco Imparato, il vice sindaco uscente Giuseppe Comuniello e il neo consigliere Filomena Chiappardo. Ascoltiamoli. Un risultato stupendo, un risultato straordinario. Io avevo fiducia nel giudizio degli elettori e ero pure abbastanza fiducioso una volta che si era un poco delineata la composizione della squadra, perché noi abbiamo cercato di mettere insieme quella che era una parte della vecchia amministrazione, poi si sono aggiunti dei giovani molto ma molto motivati.
trovati. Un ringraziamento va naturalmente agli elettori, ai cittadini di Padula, hanno dimostrato una maturità veramente straordinaria, un senso civico, hanno dimostrato che Padula è un paese civile che non sta a sentire a quelle che sono le chiacchiere di campagna elettorale, le chiacchiere di bar, i comizi elettorali. Loro hanno constatato il lavoro fatto da questa amministrazione e hanno votato liberamente e hanno scelto di continuare questo percorso iniziato in questi 5 anni, che sicuramente non è stato un percorso facile, però noi abbiamo lavorato tanto, al di là delle chiacchiere che dicevano i nostri avversari, addirittura ci hanno accomunato a un paese di terzo mondo. Io vi invito a girare il comune di Padula, sicuramente non tutto è perfetto, però noi abbiamo sviluppato una mole di lavoro straordinaria, abbiamo realizzato e non concluso lavori importanti e che mai a Padula si erano realizzate. È vero, loro parlano di lavoro, noi sicuramente il comune non fa impresa, non crea posti di lavoro, però crea gli indotti attraverso le opere pubbliche, i finanziamenti, noi abbiamo creato indirettamente lavoro attraverso le imprese. E io per questo ringrazio i cittadini di Padula, veramente hanno dimostrato grande serietà, grande competenza e secondo me, anche se è un giudizio di parte, hanno scelto la strada giusta e quella più affidabile. Ecco, ad accompagnarla questa sera la neoeletta consigliera Filomena Chiappardo, possiamo dire una giornalista prestata alla politica. Sì, candidarmi è stato sicuramente il frutto innanzitutto di una mia volontà, ma anche diciamo della fiducia che Paolo Imparato ha voluto riporre nella mia persona. Io sono ancora un po' frastornata, sono particolarmente emozionata per il risultato che ho avuto diciamo all'indomani. Mi sento di dire grazie a tutti gli elettori, ai cittadini di Padula che con responsabilità hanno scelto di affidarci la guida della comunità di Padula. Ovviamente si prospettano anni di duro lavoro, come ha detto anche il sindaco Imparato, noi siamo pronti, abbiamo diciamo accolto la sfida che con coerenza e con lealtà vogliamo portare avanti. Ancora grazie a tutta la comunità, saremo aperti ad ogni forma di collaborazione, di dialogo, per cui per ogni futura proposta di collaborazione il comune è aperto e insomma siamo a disposizione dell'intera comunità di Padula. Ancora grazie a tutti. Giuseppe Comuniello, vice sindaco uscente e primo eletto maschile con 321 preferenze, nella conferma a Paolo Imparato sindaco nuovamente. Sì, è stato un risultato bellissimo, emozionante e ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare praticamente tutti gli elettori e le elettrici che hanno diciamo riscontrato in me una persona che insomma ha contribuito diciamo tutta l'amministrazione di Paolo Imparato. E continuiamo con la politica, ci trasferiamo a Sant'Arsenio, arriva la diffida del prefetto, il sindaco, non capiamo le ragioni di questa comunicazione. È stata protocollata la diffida a firma del prefetto di Salerno Salvatore Malfi, in cui si invita il Consiglio Comunale di Sant'Arsenio, entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento, ad approvare il bilancio di previsione del 2016. In caso di perdurante inadempienza sarà dato corso al procedimento di scioglimento degli organi elettivi del Comune. Si evince dal documento. Il sindaco Antonio Coiro ha intanto assicurato che il 25 maggio ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2016-2018 e che gli atti sono stati formalizzati. Il Consiglio Comunale è stato convocato per il 22 di giugno ed è stato anche comunicato alla Prefettura. Non capiamo le ragioni di questa comunicazione, dichiara il sindaco Antonio Coiro. Da qualche mese la CGIL ha promosso una raccolta firme in tutte le piazze nei comuni d'Italia da nord a sud. Questa raccolta verrà presentata in Parlamento insieme alla Carta dei diritti universali del lavoro, un nuovo statuto dei lavoratori e delle lavoratrici con modifiche di legge rivolte al noto articolo 18.
Ci mettiamo le tende, il nome dell'iniziativa che avrà luogo dalle ore 8.30 di domani, giovedì 9 giugno, a Sala Consilina, in prossimità del mercato settimanale. L'adesione è gratuita, bisogna essere muniti di un documento di riconoscimento o patente di guida. E a buon abitacolo si è senza acqua e è quanto accade da circa un mese, provocando notevoli problemi alla cittadinanza, ed è vissuto all'inizio come un disagio temporaneo dovuto ad un guasto facilmente risolvibile in pochi giorni. Ma vediamo di che cosa si tratta nel prossimo servizio. Buon abitacolo senza acqua e quando accade da circa un mese, provocando notevoli problemi alla cittadinanza, è vissuto all'inizio come un disagio temporaneo dovuto ad un guasto facilmente risolvibile in pochi giorni. La situazione invece è andata man mano peggiorando. Dalle ore 23.30 circa alle ore 5 del mattino, i rubinetti del centro di Buon Abitacolo e in gran parte anche le zone periferiche non erogano acqua o in taluni casi viene fornita letteralmente a gocce, ormai da oltre un mese. Un grave disservizio, calcolata l'importanza dell'acqua, bene fondamentale, che provoca non pochi malcontenti, specialmente tra quei cittadini che fin dalle prime luci dell'alba, calcolati gli impegni lavorativi e di ordinaria routine, devono fare i conti con la mancanza di un bene primario. Il comune, va ricordato, è fornito di due vasche, una per il centro e un'altra per le zone di campagna, e al momento nessuna spiegazione è stata fornita alla cittadinanza riguardo il disagio vissuto, destinato a peggiorare con l'arrivo della stagione estiva. Non ci sono state fornite spiegazioni, le parole di alcuni cittadini. Non ci sono state fornite da nessuno. Sappiamo solo che da oltre un mese noi e i nostri figli viviamo gravi disagi, soprattutto per chi lavora e ha necessità del servizio. Il comune di Sala Consilina, in sinergia con la Banca di Credito Cooperativo di Sassano, tesoriere dell'ente, nell'ambito della progressiva digitalizzazione dei processi amministrativi, ha completamente informatizzato l'intera gestione degli incassi e pagamenti attraverso il sistema OIL, ordinativo informatico locale. Ascoltiamo però le parole del sindaco Francesco Cavallone alla presentazione di oggi pomeriggio nell'aula consiliare del comune di Sala Consilina. Noi siamo qui per presentarvi una novità assoluta, crediamo che sicuramente è in linea con quello che è lo sviluppo tecnologico e va in linea con il progresso. Con questo nuovo sistema informativo vi sarà la trasmissione in via telematica di tutti quelli che sono i flussi tra il comune di Sala Consilina e la banca tesoriera della Banca di Credito Cooperativo di Sassano, ottenendo sicuramente un duplice vantaggio, quello della velocizzazione sicuramente delle comunicazioni, con un abbassamento sicuramente anche degli errori che potrebbero avvenire in via cartacea, compilando determinate distinte o determinate anche carte di accompagnamento. Invece così credo che l'errore eventuale che si possa fare si rileverà telematicamente, sicuramente in maniera molto più celere e in tempo reale. E certamente non è da sottovalutare anche il secondo aspetto, che è quello del risparmio anche economico, e potremmo definirlo soprattutto il vantaggio ambientale, perché eliminandosi molta carta c'è sia un risparmio economico e soprattutto si evita pure che si crei, possiamo dire, raccolte di carte inutili che vanno anche ad intasare lo smaltimento poi della spazzatura a livello ambientale. Quindi sicuramente il comune di Sala Consilina è molto orgoglioso di essere quasi un comune pilota, che ne dica qualcun altro, in questo settore, perché credo che sia in linea, come dicevo, con il progresso e l'evoluzione tecnologica che sta avvenendo in tutti i campi. Da un punto di vista sicuramente potremmo dire di sviluppo tecnologico, il Comune di Sala Consilina già in altri campi ha dato ampia dimostrazione di essere al passo con i tempi, grazie all'opera molto scrupolosa del consigliere Gallo, nonché assessore alla comunità montana, alla collaborazione di Massimo Maucioni. Sicuramente ci impegneremo ancora per migliorare da un punto di vista tecnologico quello che è il nostro comune, perché crediamo che man mano tante attività dovranno essere velocizzate proprio per venire incontro ai nostri cittadini. Credo che questi passi dovranno essere fatti gradualmente, perché forse ancora
un target abbastanza cospicuo della popolazione non ha neanche gli strumenti per poter venire incontro a quelle che sono queste nuove esigenze tecnologiche. Quindi gradualmente noi cercheremo di fare questo cambio complessivo e assoluto, che sicuramente sarà molto importante sotto molteplici punti di vista. La Regione Campania ha approvato il progetto sull'ambiente denominato Monte Cervati, presentato dal Comune di Piaggine, consistente nell'impiego di 24 volontari in attività relativa alla difesa del suolo, salvaguardia, tutela e prevenzione dell'ambiente. La Regione Campania ha approvato il progetto sull'ambiente denominato Monte Cervati, presentato dal Comune di Piaggine, consistente nell'impegno di 24 volontari in attività relative alla difesa del suolo, salvaguardia, tutela, prevenzione dell'ambiente, sviluppo ecosostenibile e cura del verde pubblico. Il progetto Monte Cervati prevede che i volontari supportino i dipendenti del Comune di Piaggine nelle diverse e svariate attività di tutela e di cura del territorio, anche al fine di acquisire specifiche competenze, lavorare in team, integrarsi con altre figure professionali, conoscere le procedure tecnico-amministrative delle istituzioni pubbliche, utilizzare programmi informativi. L'approvazione di un progetto così importante in termini numerici, afferma il sindaco di Piaggine Guglielmo Vairo, è un'ottima notizia per il nostro comune. La regione ci ha riconosciuto il numero massimo di posti disponibili per realizzare una serie di interventi di cui il nostro vasto e prezioso territorio ha bisogno. L'approvazione del progetto, oltre alla funzione formativa di un alto numero di volontari, avrà sicuramente impatti economici e sociali sull'intero borgo, portando una boccata di ossigeno all'economia locale e fornendo un sostegno alle famiglie dei ragazzi interessati per vivere con meno disagio la crisi attuale. Ed ora per la pagina degli eventi parliamo di pizza. Terzo campionato nazionale senza glutine è un grande risultato della nostra terra, del Vallo di Diano. Ne parliamo con il maestro pizzaiolo Dolo Delio. Ciao, grazie per essere qui con noi stasera. E tu ci porti un grande risultato, lo vediamo anche in questo trofeo, questo terzo campionato nazionale. Spiegaci com'è andata e la soddisfazione ovviamente per aver vinto nella patria del senza glutine. Sì, diciamo che è stato il risultato migliore che ho fatto in tutta la mia carriera di competizioni. È una soddisfazione grandissima, anche perché andavo in un campionato con un livello altissimo e dove senza glutine sono già tanti anni che lo sponsorizzano e che va avanti. E quindi, parliamo della Puglia, parliamo di Torre San Giovanni, Ugento, è un campionato veramente di altissimo livello, e arrivare primo classificato, io sinceramente non me l'aspettavo. Tu eri lì alla fine di questa kermesse, di questa manifestazione, e a un certo punto, quando c'è stata l'ultima fase, la proclamazione, hanno urlato il tuo nome, ci hai creduto subito? No, non ci ho creduto, infatti pensavo che stavano scherzando, ho detto non sono io, invece ero io. Allora, che cosa hai portato tu in, la specialità che poi ha comportato questo premio? Sì, è stato che ho portato una pizza, diciamo, molto semplice, alla fine una vegetariana, solo che un pochettino più elaborato, una vegetariana con un pomodoro, ma il pomodoro era giallo, le verdure sopra non erano le classiche melanzane, zucchine e peperoni, ma i lampacioni di montagna, zucchine grigliate con menduccia e dei carciofi bianchi di Pertosa. Quindi diciamo che... Hai portato un poco del Vallo di Diano. Sì, io porto sempre un po' di Vallo dietro di me quando faccio queste competizioni. E l'impasto era fatto con grano saraceno prodotto del Vallo, riso, soia, semi di guar e collanti naturali con fico di patate e amido di mais, per far sì che questa pizza senza glutine risultasse oltre visibilmente anche simile a quella normale, ma anche gustosa. È una pizza, e la pizza sembra essere sempre una cosa molto semplice, forse per chi la mangia, per chi invece va a cuocerla e a prepararla il discorso si fa sempre più elaborato. Sì, ci vuole conoscenza, anche un po' di conoscenza di chimica, e in questo caso unire bene gli elementi e far sì che esce un prodotto, in questo caso senza glutine, molto simile a quello normale, e oltre a dare un qualcosa di esigente per la persona che non può mangiare glutine, ma anche gustoso e anche bello da vedere.
A chi dedichi questo tuo premio? Dedico questo premio a tutte quelle persone che hanno sempre creduto in me e che giorno per giorno me lo dimostrano, i miei collaboratori, la persona che mi sta vicino, la mia ragazza, ma soprattutto dedico al mio paese, perché diciamo, mi sono nato qui e portare l'orgoglio del mio paese fuori in tutta Italia per me è una fonte di soddisfazione, più bello di questo non c'è. Dopodiché io vi aspetto comunque a Sant'Antonio da Strapizzami. Grazie per essere stato con noi e congratulazioni. Grazie. E noi andiamo avanti invece con il meteo per conoscere la situazione per domani. Fenomeni temporaleschi alternati a schiarite. Vento da ovest-nord-ovest con intensità di 5 km orari. Raffiche fino a 16 km orari. Temperature 14 gradi la minima e 25 gradi la massima. Bene, per questa sera è tutto, non ci sono aggiornamenti né ulteriori servizi, vi lascio il numero di telefono per i vostri contatti telefonici 0975 520 166. Vi ricordo inoltre l'indirizzo di posta elettronica info@cosmostv.it e l'indirizzo ovviamente su internet per lo streaming della nostra programmazione www.cosmostv.it. Vi ricordo inoltre che l'informazione ritornerà per voi domani alle ore 14 con la nostra edizione del notiziario Flash. Buona visione dei nostri programmi e buona serata a tutti.